Abbraccia Marassi dopo quasi tre mesi di assenza per la squalifica inflitta dopo i disordini di Coppa Italia. Tanti palloncini colorati, musica e 8.000 bambini invitati dalla società blu cerchiata. Peccato che la squadra di Ventura rovini tutto con la sua prestazione in colore. Contro la sempre più sorprendente Fermana, trasformata dal ritorno in panchina di Ivo Iacconi, la Sampdoria comincia bene, attacca o almeno ci prova e al 36esimo passa in vantaggio. Esposito è bravo a sfruttare un passaggio in profondità di Sgro per l'1-0. Ma invece di cercare di chiudere la partita, i blu cerchiati si accontentano, lasciando il gioco in mano ai marchigiani. Tattica che risulta vincente però solo fino al 90esimo. Nei minuti di recupero infatti la Fermana trova il pareggio con questo colpo di testa del difensore Pagani su una perfetta punizione di Di Fabio. A festeggiarlo sono anche i tifosi blu cerchiati. Il nuovo acquisto Dionigi cerca di recuperare la partita colpendo un palo, ma l'arbitro Pirrone aveva già fermato l'azione. E così alla fine la Sampdoria viene sommersa dai duri fischi del pubblico che contestano squadra, allenatore e presidente. Atalanta è andata a Marassi, ha pareggiato con la Sampdoria, quindi dopo questo ritorno di Iacconi sicuramente ha portato fortuna. Beh, due risultati che gli fanno onore, il che significa che la squadra ancora non è rassegnata ma ben decisa a giocarsi questa seconda parte di campionato le probabilità di salvezza. Ha fatto due risultati strepitosi perché ha incontrato due squadre blasonatissime e quattro punti sono veramente tanti. Abbiamo sentito prima Swatch e poi l'abbiamo anche rilevato in Reia parlare di questi terreni di gioco assolutamente quasi al limite della praticabilità. Sì, ma è vero, io ne vedo tantissimi anche in Serie A, abbiamo gli esempi di Parma, Milano, non parliamone sempre sotto sopra. E non riesco a spiegarmi perché io credo che dovrebbe essere un impegno categorico da parte di chi ha in cura i terreni di presentarli in maniera accettabile, perché qui vai a ledere prima di tutto gli interessi del pubblico, perché vedere una partita su un campo dove non si può giocare a rasoterra vai a togliere gran parte dello spettacolo ed è inammissibile, perché in genere i terreni dovrebbero essere usati solo per le partite domenicali, quindi essere in perfette condizioni. A Napoli sento dire invece che giocano un po' tutti, quindi evidentemente devono concedere anche a squadre di categoria inferiore questo privilegio. Mi sembra comunque, vediamo il terreno di Marassi che forse è un po' al di sopra di questa problematica. Comunque, ritornando alla Sampdoria, Bruno, tu dicevi non hai ancora visto un'impennata da parte della Sampdoria, esatto. Una continuità di risultati, questo può essere l'handicap maggiore. Senz'altro, direi che nella prima fase di campionato Ventura batteva giustamente sul tasto della mentalità della squadra che ancora non si era calata nei panni della Serie B, no? Ma oggi siamo oramai alla fine del girone d'andata, quindi questi giocatori avrebbero dovuto capire. Gol importante quello segnato da Nicola Pagani a Marassi al 91esimo che ripaga i canarini di tanta precedente sfortuna. Il gol poi è una piccola soddisfazione in più che fa bene ogni giocatore, penso. Però insomma l'importante è che la partita sia andata in un certo modo e il risultato sia stato importante per la Fermana.